Ciao ragazzi, oggi parlerò di una delle cose più difficili da gestire in strada, il sucker punch, il pugno del vigliacco. Ok ragazzi, questo è un argomento che mi sta molto a cuore perché è una delle cose che differenzia tanto quello che avviene per strada da quello che avviene su un ring, in gabbia o su un tatami. Cioè il fatto che siamo chiamati ad attivarci a un combattimento in maniera spesso improvvisa e spesso il nostro aggressore gioca la carta sorpresa. Andiamo per gradi. Quando siamo su un ring, siamo in gabbia, suona la campana, inizia il match. La campana la sentono entrambi i contendenti e il gioco inizia per entrambi allo stesso momento. Entrambi sapranno che da questo momento in poi sulla guardia si inizia a combattere. Per strada è tutto diverso. Per strada io sono con una persona che magari mi sta urlando addosso, mi sta inveendo, ma non so se vorrà muovere le mani. So bene che se le muovo io per primo finisco magari nei guai a livello legale, quindi ho una situazione di impasse che mi mette in estrema difficoltà. Inoltre cosa fa questa persona? A un certo punto gioca la carta sorpresa, parte con un pugno. Ecco, questo fatto significa che ha suonato lui la campana, lui ha deciso l'inizio del match e non mi ha avvisato prima, non mi ha detto, senti, tra 10 secondi suono la campana e poi inizio a menare. No, la giocherà di sorpresa. Quindi parto da una situazione di estremo svantaggio perché lui decide quando iniziare a colpire, porta il colpo, non so che colpo partirà, non so quando e non so con che forza, non so che stile avrà, non so nulla di lui. Wow ragazzi, capite quanto è difficile gestire una situazione in strada piuttosto che in gabbia? Sappiamo bene che è meglio avere una certa distanza dal nostro aggressore, andate a vedere il mio video, la giusta distanza nella difesa personale, ma sappiamo anche che purtroppo ci sono situazioni in cui io non potrò averla. Vi faccio un esempio, sto bevendo una birra al bancone del bar, una persona mi urta, mi giro, ce l'ho già faccia a faccia, dove vado, che distanza prendo? Oppure vengo aggredito in un ascensore o sulle scale o per un diverbio in macchina, scendo dalla mia auto e mi trovo appunto la macchina dietro di me che mi impedisce di arretrare e di guadagnare distanza e magari la persona l'ho già davanti. Avanti. O sto litigando in discoteca, in pista da ballo e ho un sacco di persone dietro di me e non riesco a allontanarmi come vorrei. Quindi abbiamo delle situazioni estremamente difficili da gestire. Quindi che cosa fare in questa dannata situazione? Beh, allora, la mia esperienza nell'arma dei carabinieri mi ha portato a osservare alcune cose, alcuni fatti più frequenti che possono darci dei segnali negli atteggiamenti di chi abbiamo davanti perché è intenzionato a partire nel colpirci. Non voglio svelarvelo subito, adesso andiamo a vedere insieme una carrellata di questi attacchi a sorpresa e vediamo se da soli riuscite a trovare la costante in ognuna di esse. Ok ragazzi, siete riusciti a trovare questa costante? Scrivetemelo nei commenti prima che io vada avanti nel video e vi riveli quello che volevo farvi notare. Che cosa hanno fatto tutti questi aggressori un attimo prima di portare il pugno? Lo hanno caricato. Si sono spostati leggermente, magari arretrando la spalla, a volte anche col piede, per riuscire a portare un colpo meglio, più potente, più veloce e che vada a segno. Per cui quello che ci può aiutare è capire se questa spalla arretra, se il piede sta caricando il colpo, se cambia la posizione del nostro aggressore e perché sta cambiando. Se stiamo discutendo con una persona davanti e questa a un certo punto inizia a arretrare una spalla, io un campanello d'allarme me lo accenderei perché probabilmente sarà da lì che arriverà il colpo. Attenzione! Non è una regola matematica. Se abbiamo davanti una persona che sa fare a botte, nel senso che sa combattere, è un fighter, è una persona che pratica arti marziali, non mostrerà questo segnale. Però è anche vero che nella stragrande maggioranza delle scazzottate da strada, proprio un segnale del genere può essere indicatore di dove sta arrivando il colpo. Quindi questo suggerimento non va inteso come se una persona ti vuole colpire sicuramente caricherà il colpo, ma bensì se una persona arretra una spalla, attento perché è probabile che arrivi da lì
il pugno verso il tuo viso. Quindi ragazzi, contrariamente a quello che magari avete sentito dire, dove una persona vi dice: ah, se arriva una persona davanti a me lo guardo fisso negli occhi, devo fargli vedere che non ho paura. No, cerchiamo di ampliare il nostro sguardo e riuscire a osservare se sta preparando il colpo, quindi se magari sta arretrando una spalla, se è posizionato magari di traverso, magari anche facendo finta di parlare con un suo amico, no? Sì, va bene, dimmi. Bam, ha trovato la scusa per portare il colpo. Quindi osservare il nostro aggressore, guardargli addirittura anche le mani se possibile per riuscire a capire se le tiene nascoste, potrebbe infatti avere un'arma, esattamente come spiego nel mio video qui sul mio canale, la distanza di sicurezza per uno scontro in strada, potrà esserci veramente di aiuto. Quindi se da un lato possiamo avere qualche piccolo segnale se lui vuole portarci un colpo, ma effettivamente io che cosa farò per proteggermi anche se ho capito che questo colpo sta per arrivare? Beh, secondo la mia esperienza non abbiamo la possibilità di adattare una difesa in base a quello che lui sta portando. Al momento che capirò che è un gancio destro piuttosto che è un dritto sinistro o è un colpo al corpo, il mio cervello non farà in tempo ad adottare una difesa efficace. Quindi il concetto è proprio questo: non dobbiamo costruire una difesa che si adatti al tipo di attacco ricevuto, ma sappiamo che se lui parte a colpirci noi faremo quel movimento, che vada bene o no non lo sappiamo, non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo una sfera di cristallo per sapere che colpo porterà, però quindi adottiamo una cover, quindi una scatola, una chiusura che può esserci utile nella maggior parte dei casi. Questo è il massimo che possiamo fare. Questa cover la mostro sul mio profilo Instagram, che vi invito a seguire perché trovate tante tecniche che possono essere realmente utili in strada. E come vedete non fa altro che creare una protezione per il viso, che è la parte più sensibile, che può essere anche più statisticamente colpita, che può essere appunto bersaglio per strada, e propone una difesa in avanti, perché come vi ho detto prima, indietro non sempre possiamo andare. Questa difesa che cosa fa? Protegge il viso e poi va a restituire dei colpi col solo scopo di difenderci, per cui cerca di travolgere in avanti il nostro aggressore portandogli dei colpi nella zona genitale. Chiaro, se i pugni non saranno rivolti al viso, ma per esempio partono dei pugni al corpo, se fosse un montante vi posso dire per esperienza che tende ad andare un po' sporco, un po' fuori misura, perché come vedete la cover non rimane statica, ma va avanti in maniera travolgente verso l'aggressore. Se invece porterà dei colpi al corpo, come ad esempio al fegato, è chiaro, entreranno. Però ragazzi, ricordiamoci che la bacchetta magica, come vi ho detto prima, non esiste, quindi io non avrò il tempo immediato di parare qualsiasi cosa succeda, anche perché come vi dicevo non ho sentito la campanella, non mi sono preparato, non sono in posizione di guardia, sarò semplicemente davanti a una persona che ha fatto suonare la campana, ha deciso quando colpirmi, sta giocando la carta sorpresa, tampono in qualche modo la situazione, almeno ora saprò che dovrò muovere le mani per difendermi o scappare se preferisco evitare lo scontro. La cover ha anche la possibilità poi di trovare impiego professionale, proprio come in KMA, per la difesa personale e professionale, come ad esempio per una conduzione a terra e un'immobilizzazione al suolo, quindi ha dei vantaggi anche successivi alla prima difesa che abbiamo fatto. Questa è la soluzione che è stata data in KMA, l'organizzazione che dirigo e presso la quale insegno. Se avete delle vostre soluzioni che siano realmente efficaci quando una persona da 0 a 100 pam, parte a colpirvi e non sappiamo come, lasciatela qui nei commenti, sarà molto bello crescere insieme. Ciao ragazzi, il video è finito, ma ci sono tante cose da scoprire ancora sulla difesa personale, per cui iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, vi lascio qui i link ai social per vedere come metto in campo quello che vi sto dicendo, ci vediamo al prossimo video, stay safe!